Buongiorno, sono qui oggi per parlarvi della resilienza. Sai che cos'è la resilienza? È la capacità di un individuo di rimanere se stesso dopo una profonda crisi, dopo un profondo dolore. Quindi è la capacità di mantenere le proprie caratteristiche essenziali anche dopo un momento molto difficile. Allora, mi sembra proprio opportuno parlare di resilienza in questo momento storico che stiamo vivendo. Questo è un momento di crisi e è un momento di difficoltà per tutti noi, per cui la resilienza è la capacità di rimanere noi stessi dopo questa crisi. Gli studi dicono che la resilienza si può accrescere, ossia c'è la possibilità dell'essere umano di imparare a diventare più resiliente, quindi di uscire meglio dalle crisi che incontra e che affronta nella sua vita. Oggi voglio parlarvi di un modo che le ricerche ci confermano che aumenta per aumentare la nostra resilienza, ed è il prendersi cura. Cioè, gli studi dicono che prendersi cura degli altri, prendersi cura di qualcosa, di qualcuno, aumenta la propria capacità di uscire meglio da una crisi. Allora, in che modo noi possiamo quindi, in questo momento storico che stiamo vivendo, aumentare la nostra resilienza? Vi faccio oggi alcuni esempi di prendersi cura che vi consiglio di sperimentare proprio per sentir crescere dentro di voi la vostra resilienza, che è una capacità fondamentale in questo momento storico. Allora, prendersi cura di chi? Di cosa? Allora, ci sono tantissimi modi di prendersi cura. Ora partiamo da alcuni esempi. Ad esempio, prenderti cura della tua casa è un modo per aumentare la resilienza, quindi puliscila, profumala, sistemala, metti in ordine, prenditi cura dei tuoi cassetti, dei tuoi armadi, della tua cucina, del tuo frigorifero, della tua dispensa, della tua terrazza, del tuo giardino. Prenditi cura di un animale domestico se ce l'hai, quindi accarezzalo, puliscilo, lavalo, dagli da mangiare, curalo. Prenditi cura ovviamente dei tuoi familiari se hai dei bambini, quindi aiutali a fare i compiti, aiutali in qualcosa, cucina delle cose buone per loro, quindi prenditi cura dei tuoi familiari anche attraverso la cucina, attraverso lo stirare i loro vestiti, quindi prenditi cura dei tuoi familiari. Prenditi cura del tuo corpo, il tuo corpo ha bisogno di cure, anche se nessuno ti deve vedere, anche se non devi uscire, anche se sei a casa, cura il tuo corpo, quindi vestiti, truccati, pettinati, sistemati, fatti la barba, mettiti il profumo, prenditi cura di te, del tuo corpo. Prenditi cura di una pianta, quindi annaffiala, seminala, concimala. Prenditi cura di un oggetto, ad esempio rimetti in vita un vecchio oggetto inutilizzato, vernicia una sedia, sistema un mobiletto, scartavetra una finestra e dagli l'impregnante. Prenditi cura. Possibilmente prenditi cura degli altri, quindi se hai la possibilità, sai fare qualcosa, metti quello che sai fare a disposizione degli altri. Cucina per il tuo vicino di casa e lasciagli qualcosa di pronto. Se hai qualcosa da offrire, sei capace in qualcosa, sei bravo in qualcosa, metti la tua competenza a servizio degli altri, perché questo modo di donare, di prenderti cura degli altri, aumenterà la tua resilienza, quindi la tua capacità di uscire al meglio da questo momento difficile. Quindi ricordati, la resilienza si può addestrare, si può allenare, si può accrescere
un modo che abbiamo di accrescere la nostra resilienza è quella di prenderci cura. Spero che questo video ti sia piaciuto, condividilo se ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube se non l'hai ancora fatto, fammi pure domande se vuoi e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci!